Ciao ragazzi, benvenuti su outdoor360.it. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché questo è un video veramente bomba. Io sono tesissimo oggi. Ci troviamo praticamente a Cabiago, in provincia di Milano, una terra fatta di rotonde e capannoni, ma qui c'è Colnago, fabbrica di biciclette dal 1954. Non vi devo dire altro. Uno dei marchi storici della bici, una delle aziende che hanno cambiato il mondo del ciclismo in tutti i sensi, e siamo qui, abbiamo un appuntamento, non so bene cosa riusciremo a filmare. Vi do un po' di contesto all'inizio. La fabbrica Colnago Biciclette viene fondata da Ernesto Colnago nel 1954 e, andando poi veloce, si passa da Merckx a Saronni, al record, a vittorie delle Olimpiadi con l'Unione Sovietica, fino ad arrivare a poi gli anni 90, dove nel 1995 Colnago è il primo marchio che porta nel ciclismo le bici in fibra di carbonio. Su questo c'è un aneddoto molto interessante, perché la C40 è stata la prima bicicletta appunto in fibra di carbonio in dotazione alla Mapei, la Mapei storica di Tafi, Ballerini, eccetera eccetera. Il giorno prima la C40 debuttò in una Parigi-Roubaix del 1995. Avete visto un po' com'è la Parigi-Roubaix, soprattutto se seguite un po' il ciclismo in questi giorni. È una gara abbastanza dura, soprattutto sia per i corridori ma anche per le bici. E si racconta la leggenda, perché di leggenda stiamo parlando, racconta che Squinzi, il patron della Mapei, parlando con Colnago e il suo team, chiese, un po' preoccupato: ma siamo sicuri che questa fibra di carbonio così leggera possa resistere a una Parigi-Roubaix? Beh, la C40 vinse 4 delle 5 Roubaix successive al 1995, per cui probabilmente era abbastanza resistente, e poi di fatto segnò la scomparsa, in un certo senso, dell'acciaio e dell'alluminio a favore della fibra di carbonio, che adesso è il materiale principe soprattutto delle biciclette da corsa. Colnago però non è un'azienda che si ferma, anzi è un'azienda che va avanti, evolve, ed è la prima azienda che ha messo un NFT sulle biciclette. Le biciclette in gamma dal 2022 avranno tutte un NFT. L'NFT è un non fungible token, praticamente è un codice di fatto che certifica la proprietà della bicicletta e la storia della bicicletta, basato su blockchain, quindi incorruttibile, che non si può cambiare. E questo permetterà poi di avere sempre la storia del telaio, la storia dei proprietari che hanno avuto quel telaio, e di fatto la storia della bicicletta. Quindi due beni in uno, fondamentalmente. E quindi niente, adesso andiamo dentro, vediamo cosa ci fanno riprendere, cosa ci fanno fare. E boh, non lo so, lo scopriremo. Basta, vedremo. Siamo nel museo di Colnago, un posto da brividi, incredibile, che raccoglie un po' tutte le biciclette che hanno vinto, che sono state storiche per l'azienda. E questa è la prima bicicletta di Merckx che ha fatto il record dell'ora in Messico. E qui Colnago faceva il meccanico e produceva le biciclette, ma erano marchiate Merckx. Però vediamo che c'è la scritta Colnago, il giglio che era il simbolo della fabbrica. E poi vabbè, qui c'è per esempio la bici che ha vinto il campionato del mondo con Saronni nel 1982. E poi di qua, quello che dicevamo prima, le C40 che hanno vinto le Parigi-Roubaix con Tafi, Ballerini, Museo e Ballerini. Questa, guardate, è ancora infangata, del fango del 98 praticamente. E quindi insomma, queste sono bici storiche: Rasmussen, Malliot Waugh, Menchov, Tour de France, Oscar Freire e Colnago quando ha vinto la Milano-Sanremo, Pavel Tonkov, Giro d'Italia del 96, qui tutte le bici
questa qui per esempio è monoscocca in carbonio, tutte le bici per 100 km e record dell'ora, diciamo, da parte piste. E poi se ci spostiamo andiamo a vedere, cioè, praticamente qui ogni bici ha Bettini quando ha vinto la Liegi, Freire, credo che quella sia una maglia firmata da Oscar Freire, campione del mondo nel 2001 con quella bici. Qui ci sono, per esempio, c'è la vecchia bici di Colnago con la quale vinse nel 50 la Coppa Calderola, messa a nuovo, restaurata. Qui c'è una bici per le Olimpiadi di Mosca del 1980 e ad esempio c'è il freno che di solito veniva montato davanti ma è stato montato dietro per ragioni aerodinamiche. Cioè, giusto per contestualizzare, eravamo nel 1980 e già si facevano dei ragionamenti di questo tipo. Le bici master, l'acciaio master. Questa ci hanno detto che è una bici prototipo. Ce ne sono due solo al mondo, è una delle bici più di valore che c'è all'interno di questo posto. E vabbè, qui tutta la parte di collaborazione con Ferrari, occhio che qua appena tocchi, bam. Tutta la parte di collaborazione con Ferrari, questa è molto interessante. Questa qui è stata la prima bici con freni a disco presentata all'industria della bicicletta. A quei tempi le case produttrici di gruppi non facevano i freni a disco e quindi l'impianto frenante e il cambio, anche se montano guarnitura Dura-Ace, inquadra qui, sono stati tutti progettati dal nuovo per mettere poi il primo freno a disco su bici da corsa. Qui siamo al tour dell'anno scorso con le bici di Pogacar, le maglie di Pogacar. Qui c'è la dedica personale di Pogacar a Lorenzo Colnago e niente, c'è un posto veramente da brividi, c'è la storia della bicicletta sia appesa alle pareti sia proprio fisicamente. Questo è un telaio che è stato, si chiama K0, un prototipo che, sul quale sono stati fatti gli studi aerodinamici in Galleria del Vento. Vedete, si usano questi filetti che poi aiutano a misurare. Questa bici qui, se ti giri di lì, vedi già a chi appartiene. Ah, un carissimo Pippo Ganna, quando era in Emirates, che ha vinto il campionato del mondo su pista, il primo di mi sembra, su pista. Niente, abbiamo anche parlato con il signor Ernesto, fondatore di Colnago, e voglio, cioè, posso anche morire domani, nel senso, incredibile, una roba proprio incredibile, cioè, è una sfortuna che questo posto non sia aperto al pubblico, perché è una cosa che bisogna vedere, perché veramente si sentono delle emozioni strane. Un'altra foto con Ernesto, Enzo Ferrari, Saroni, cioè la storia del ciclismo. Fabian Cancellara da giovane, la bici di Van Aert quando ha vinto il primo mondiale ciclocross, è da girare la testa. E mancano ancora le due bici del tour di Pogacar di quest'anno. Devo mandare giù questa botta di adrenalina perché veramente sono eccitato. Ci hanno fatto vedere il museo, ci hanno fatto vedere altre cose che non abbiamo potuto filmare. Ora diluvia, torneremo sicuramente. È stata una cosa incredibile. Iscrivetevi a questo canale così magari ne possiamo fare 100 di video del genere. Ciao! È stato assurdo.